15 aprile, martedì, sono le 15.01 e questa è Occupy DJ. Siamo sempre noi, Valentina Andres, come tutti i giorni, in diretta da Via Massena 2. Oggi abbiamo fatto un'evacuazione di massa. La roba bella. In che senso? Cioè, non un'evacuazione di massa in quel senso. Perché c'è il culo. Le prove antincendio. E io sono arrivato, cioè ho visto tutta questa calca fuori dalla radio e stavo salendo dal parcheggio e dico, ma cos'è tutto questo, questa roba? Eravamo tutti in strada. Tutti lì, e poi ho scoperto essere invece la gente che lavora qui, non erano dei fan per qualche ospite di qualche trasmissione. Popolo incivile, state in giro, cazzo dovete stare. Non solo, sono entrato e c'erano tutti i tornelli aperti, ho detto wow, entro, non c'è nessuno. Ho detto, ma che sta? Sono andato bypassato diretto fuori. Quindi sono entrato da sopra, sono sceso da fuori e insomma abbiamo fatto questa prova di antincendio. Sì. Sono belle cose, però oggi è il momento di andare avanti e quindi abbiamo una puntata con degli ospiti. Chi abbiamo oggi? Nuzzo e Di Biase che ci presentano il loro spettacolo che si terrà oggi, domani e dopodomani al Teatro Franco Parenti qua a Milano. Lo spettacolo, si chiama Paradossi e Parastinchi. Esattamente. Poi abbiamo anteprima dello speciale dei 5 Seconds of Summer, che sono i nuovi idoli delle teenager. Abbiamo mandato Guglielmo Scilla a fare un'intervista in occasione del loro showcase pochi giorni fa qui ai Magazzini Generali di Milano e ve lo mostriamo. Non solo, finiti i regali, perché? Esatto, perché anche oggi regaleremo il vinile autografato di Birdie, Fire Within. Fire Within, esatto, il suo nuovo album. Per averlo in regalo cosa devono fare? Scriverci sulla nostra pagina di Occupy, metterci un bel like e a fine puntata troverete il nome del regalando sulla pagina di Occupy DJ su Facebook. Esattamente, vinile con dentro la promo card, certo, per scaricarlo, certo, in digitale. Ok, allora andiamo con la notizia del giorno. Oh cavolo, che intro lungo oggi. Mamma mia, che fatica. È la cosa dell'antincendio. È già finito. Finito il patto. Ok, allora oggi apriamo con una notizia di moda. Sì. Tieni, stai ben attento, Andres, certo, perché a te serve. Ma oggi guarda, modernizzando abbastanza ultimamente. Perché da uno studio americano di... Ti ringrazio. Di chi? Uno studio la Piper Jeffrey, certo, un'azienda che compie ogni 6 mesi indagini di mercato per quanto riguarda l'abbigliamento. A quanto pare i jeans non sono più nella top 10 degli indumenti indossati dai ragazzi. Esattamente, sono passati un po' di moda. Un po' di moda. Adesso sì, va la moda dell'atletico, cioè sì, l'abbigliamento sportivo, che deve essere ovviamente bello esteticamente perché è qualcosa a cui non possiamo rinunciare, però allo stesso tempo si cerca di unirlo alla comodità. Esattamente, quindi insomma è finita un po' l'epoca, ma questa indagine è stata condotta negli Stati Uniti, sì, che sono proprio la patria dove sono nati più di 120 anni fa i jeans, perché poi erano gli indumenti utilizzati prima dai cercatori d'oro, sì, poi nel Far West, poi James Dean li ha indossati, poi ancora andando avanti anche i rapper che li tenevano bassi ad Harlem e nel Bronx. E si stava quindi perdendo un po' la moda di indossarli. Esatto. Ovviamente sono così diffusi che ancora non si sente questa mancanza, questo declino. No, infatti questa è proprio un'indagine su il futuro, no? Sulle prossime preferenze, quindi ce ne sono talmente tanti in giro. Beh, che sicuramente è più adattabile, cioè noi donne li possiamo comprare un po' meno visto che abbiamo un'ampia scelta. Ah, certo, di leggings, pantaloni, leggings. Per quanto io con i leggings, come sai, sul ring faccio la mia porca figura. Però vabbè, questa quindi è l'indagine che ha fatto questa Piper Jeffrey e quindi la domanda che vogliamo farvi noi è proprio questa. Vediamo. Domanda vediamo del giorno. Domanda. Qual è il capo di abbigliamento o calzature che non vorresti vedere più in giro? Hashtag fashion imbarazzo. Esatto. Scriveteci sulla nostra pagina di Facebook, Occupy DJ, su Twitter, @OccupyDJ o al numero di WhatsApp 342-8795-900. Peraltro un nuovo studio della Piper Jeffrey dice che vanno molto le camicie di jeans. Comunque, tweet parade. 4, 3, 2, 1. Sarà pubblicato prossimamente. Ti indossi solo tu. Tu fidati. Numero 5 della tweet parade. Vediamo. Walter si stava guardando. Sissetta 80 dice: vi meritate quelli col colletto della polo alzato. Una roba veramente inguardabile che non si può vedere. Non si usa da un po' di anni. Non si usa e lo trovo veramente brutto. Anche perché tu così sei senza collo del tutto, Andres. Numero 4. Abbiamo Contingenze che dice: avvistato il primo turista tedesco della stagione con le Birkenstock. Inizia ufficialmente l'estate. È il segnale. Però finché sono senza calzino bianco va classe. Bene. Ma se vai al Rocket qua a Milano di venerdì e sabato vedi anche quelli con il calzino. È proprio una roba antagonista così. Numero 3.
Ago nel pagliaio dice che stiamo attraversando i tempi bui, si capisce dal fatto che le donne vanno dal parrucchiere a farsi fare la ricrescita. Quindi qua si parla di tendenze, non solo abbigliamento. È lo chatouche, no? Sì. Quella parola bellissima che sembra un po' onomatopeica, quando starnutisce il parrucchiere. Avevamo letto un tweet tempo fa. Numero 2. Abbiamo Nemesi 6, dice: donna uccide il fidanzato a colpi di tacco a spillo. Adesso vediamo se ce la menerete ancora con le ballerine. Ma io preferisco rischiare la vita piuttosto che vedere le ballerine, assolutamente. Poi vorrei anche riabbassarmi il colletto, però se lo faccio rischio di strapparla la camicia, quindi rimarrò così fino alla prossima pausa. Numero 1. Fran Altomare, amici uomini, gli accessori che anche quest'estate comprometteranno il vostro successo con le donne sono marsupio e sandalo francescano. Eh sì, qua con le Birkenstock fa il paio, quella roba lì più o meno. Sigla! Allora, eccoci qua. Allora, ve l'abbiamo già anticipato prima, qualche giorno fa qua a Milano ci sono venuti i Five Seconds of Summer, si sono esibiti in uno showcase esclusivo ai Magazzini Generali e noi abbiamo mandato Guglielmo Scilla a intervistarli. Noi adesso vi facciamo vedere un assaggio, ma ricordatevi che giovedì 17 alle 16 andrà in onda appunto su DJ TV lo speciale. Piccola preview, vediamo. You've been traveling in 5 countries in 5 days. You still need to go to Spain, right? Yes. And you went to Sweden, Germany, and France. Yeah. Now here. Oh, the airport was crazy today. Yeah. Really? Insane, yeah. What was it like? Lots of people. Just lots of people. It's such an amazing welcome, like the first time we come to Italy and that was just like so many people. It was just like, yeah. Sorprese non finiscono qui perché oggi regaleremo 5 copie del singolo She's So Perfect. 5 addirittura, non una, 5. Sì, e a 5 fan che ci dimostrano di essere appunto fan dei 5 Seconds of Summer. Come fare? Ovviamente andate sulla nostra pagina di Occupy DJ su Facebook e a fine puntata diremo i nomi dei regalandi. Minuti, siamo di nuovo in diretta ad Occupy DJ dopo la pubblicità. Oggi stiamo parlando di moda in disuso e cose che non vorreste mai vedere della moda. Allora, leggiamo la domanda. Qual è il tipo di abbigliamento o calzature che non vorresti vedere più in giro? Hashtag fashion imbarazzo. Vediamo un Vediamo po'. Vediamo le risposte. Vediamo le risposte. Da Facebook, Marco Zanchin dice: fashion imbarazzo, scarpe estive per ninja. Dovremmo avere una foto. Sono per le calzature, se qualcuno di voi si ricorda delle tartarughe ninja, del clan del piede. È presente terribili, i nemici ragazzi. Delle tartarughe ninja. Terribili. I nemici quelli pacco, che gli mandavano addosso a dozzine, ma venivano sempre menati. Con queste scarpe bruttissime. Qua. Va bene, sì. poi. Prossima, vediamo da Facebook, Alessio Magnasciutto dice: la moda Alviero Martini ovunque, basta con sto mappamondo, mica siete Cristoforo Colombo. Eh no, esattamente, è presente quali non sono? Non si vede, presente, io, quelle borse lì? Sì, ah sì. Beh sì, ovviamente, cosa vado a spiegare io di moda a te? Dici bene. Da Facebook, Rocco d'Atena dice: fashion imbarazzo, le Hogan. C'è sì. Una diatriba sulle Hogan. Cioè, No, personalmente no. Però. No, però tanti me le indossano con orgoglio, tanti invece dicono non si possono vedere. Dipende un po' da che parte d'Italia si arriva, da dove si arriva. Perché tipo a Bari, se non hai le Hogan, non ti fanno neanche entrare dal salumiere. È arrivato il momento di accogliere in studio Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Benvenuti. Benvenuti del duo. Subito sono venuto in jeans, sono fuori moda. Sei uscito dalla top 10, Corrado, però vabbè, non lo sapevi. Ti ho detto, mettiti la tuta. Niente. Allora, partiamo con una domanda che ci tenevamo molto a farvi, che è: come mai avete deciso di utilizzare i vostri cognomi anche come nome del duo? Ma che stai leggendo? No, perché proprio ci veniva da dentro. Perché questo. Sono difficilissimi. Cioè, sembrano, in realtà voi l'avete detto bene, ma si sbagliano tutti. Quindi abbiamo scelto un nome difficile, perché noi non vogliamo passare subito, capito, il messaggio che siamo, di quello che facciamo. Nessuno insomma. Si doveva ricordare di noi. Es-
si deve affezionare. E nessuno si è affezionato. Non è vero, mi raccontavi che c'è un sacco di gente che dice siamo cresciuti con voi, voi vi imbarazzate. No, no, che adesso c'è qualche ragazzo che viene... Ragazzi, gente già sposata che dice... No, no, figli. Ieri un ragazzo mi ha detto, sai, io sono cresciuta con te. Cioè, sono testa, rimasta beh. Male. Tu sei cresciuta con tua madre, cioè no, sono una vecchia. Mani avanti. Allora, ho trattato male il fan. Voi avete iniziato da separati, con carriere singole. Quindi tu... bene. E poi... Sì, poi la discesa. Poi del il baratro. Clash. Tu, per esempio, Corrado, hai studiato anche per anni recitazione corporea, sì, alla scuola del Chiedo mimo. Chiedo scusa, sì, l'ho fatto. Io facevo il mimo. Però facevo il mimo e mi veniva da parlare, quindi mi hanno cacciato fuori dalla scuola, giuro. Veniva, avevo l'esigenza di comunicare. Tiravi la corda, facevi quelle cose così. No, era una scuola molto seria, un allievo di The Crew, quindi è una cosa proprio... Ero convinto... però non mi si poteva guardare in calzamaglia, perché il mimo vuole la calzamaglia, io ero inguardabile, veramente inguardabile. E cosa mettevi? I jeans anche in quel caso? Mettevo la tuta, perché sapevo già che sarebbe diventato il capo di moda. E poi no, e poi ho conosciuto Maria e le nostre carriere si sono fuse. Maria studiava matematica, appunto, non voleva fare questo mestiere, immagino, sì, vero? E come ti sei avvicinata al mondo? Io glielo consiglio anche adesso. No, mentre studiavo matematica ho iniziato comunque a fare corsi di teatro. E mi piaceva fare, facendo i corsi mi sono appassionata sempre di più, alla fine mi sono laureata, ho detto no, basta, la matematica ho chiuso, no, e mi sono ritrovata a lavorare con Corrado. Grande gioia dei genitori, sì, immagino. Mia madre ancora continua, ma manda il curriculum. Fai domanda. Che ti trovi un bel lavoro, sì, in banca, sì, di quelle secondi. Sì, tranquilla. E come vi siete conosciuti, quindi? Siamo conosciuti nell'ambito teatrale. Sì, in un corso di teatro a Bologna, dove eravamo a studiare e ci siamo conosciuti lì. Quindi a quel punto, dopo gli studi di matematica, cos'è tuo? Io ero iscritto al DAMS, quindi ero già indirizzato, volevo fare quello. Insomma. Ah, okay. Sono anche un musicista mancato, in realtà volevo fare il musicista, però poi nessun gruppo mi ha mai chiesto di suonare, neanche preso, e poi mi hanno buttato fuori, non mi hanno mai chiesto di suonare. Ma non hai inserito mai dei numeri musicali nei tuoi spettacoli? Anni fa facevamo uno spettacolo che si chiama Nunzio Di Biase Live Show, e dove avevamo una band bellissima e ogni tanto tiravo fuori uno degli studi, insomma, e tutti dicevano, ti prego Corrado, fai che... Fai il comico. Entra dopo col tuo strumento. Dopo. Si silenziavano, sai quelle cose, cioè, che si allontanavano, però insomma dentro di me sono un jazzista, un musicista affermato. Perché ci vuole anche dell'improvvisazione, immagino, in uno spettacolo teatrale. E lavorate insieme come coppia dal 2002, ma oltre a essere coppia sul lavoro siete anche nella vostra vita privata. Cosa è nato prima? Cioè, vi siete prima uovo messi o la assieme? Gallina? Sì. È nato prima l'amore. Adesso parla Maria perché non vorrei fare le figure. Sì. No? È nato l'amore, prima l'amore. Sì, è nato prima l'amore. Prima l'amore, non volevamo lavorare insieme, poi una volta per gioco abbiamo fatto uno sketch che ci siamo inventati il giorno prima, abbiamo fatto il giorno dopo in una kermesse con vari comici, ma era una roba tra noi per far ridere gli altri artisti e meno il pubblico. In realtà è stato un successo. Ci siamo divertiti. E da lì abbiamo detto, ma dai, alla fine è divertente lavorare insieme, perché no? E poi è avvenuto il passaggio dal teatro alla televisione con Mai Dire, avete iniziato con lì? Mai Dire, no, io avevo fatto Bulldozer da sola e Mai Dire, in realtà, che anche quello è successo per caso, c'era Natalino Balasso che aveva un nostro questo filmato. Questo vuol dire siamo più culo che anima, insomma. No, aveva un nostro filmato che gli avevamo dato e dicendo guardalo, dici cosa ne pensi, e lui l'aveva passato alla Jalapas. Segretamente. Senza dirci nulla. Un giorno chiama Giorgio Gherarducci, dice sono Giorgio, ho visto il vostro filmato, molto bello, però che filmato? E Corrado, molto sveglio, no vabbè, dai chi sei? Io sono Napoleone, sai quelle cose? E gli metteva giù, alla terza telefonata Giorgio ha detto basta, adesso mi dici chi sei, cioè mi dici di sì che hai capito chi sono oppure non ti chiamo più. Allora lì Corrado è stato ad ascoltare, sì. Ed è iniziata così poi dopo l'avventura con la Jalapas. Che personaggi avete creato?
Raccontateci un po'. Allora, siamo partiti con una cosa malsana, veramente malsana, perché solo loro la potevano prendere, si chiamava il Mortality, era un reality in cui prima venivi eliminato e poi vincevi la riesumazione. E quindi eravamo in due bar, una cosa in due lapidi, e, ma c'è ancora adesso gente che è rimasta fulminata da quell'immagine, dice no, ti ricorda solo per quello, pochi ed esauriti, diciamo. E poi abbiamo fatto la pièce teatrale di tua sorella, siamo affezionatissimi. E, con loro cosa avevamo fatto? È stato un po' il vostro cavallo di battaglia, sì. Mai dire. Sì, Casacchione Immobiliare, che era un'agenzia immobiliare. Ah, i tatuatori. Eccoci. Guarda. Eccovi no, qua. Mamma mia, che giovane. Ecco, poi tra l'altro i personaggi... E anche magra! I personaggi di tua sorella compaiono anche in Paradossi e Parastinchi. Sì, ma si può cambiare l'immagine? Vabbè, cambiamo l'immagine. È destabilizzante. Adesso ne metto una. Eccone un'altra. Perfetto. Questa è la locandina, esatto. Paradossi e Parastinchi, sì. Che sarà in scena al Teatro Parenti qui a Milano, sì. da oggi per 3 giorni, quindi domani 15, e dopodomani. 17, sì. E, insomma, com'è questo spettacolo? Che cosa c'è dentro, a parte i personaggi di tua sorella? Tanta follia, devo dire, tanta follia. Partiamo appunto dalla pièce teatrale di tua sorella, che facciamo 3 puntate in questo spettacolo, quindi il pubblico ci tira dietro di tutto, no, scherzo. E poi abbiamo il meglio e il peggio di quello che negli anni abbiamo creato. Mm-hmm. Abbiamo fatto questo spettacolo che ci diverte, lo stiamo portando in giro, riscuote successo, quindi torniamo a Milano, perché abbiamo, sì, già fatto 12 repliche l'anno scorso. Ha avuto tanto successo e quindi ritorniamo. Quindi ho deciso di tornare. Sì. Sì, perché chiudete il tour proprio sì. Qui chiudiamo il tour, quindi l'abbiamo aperto e chiudiamo. Ma anche la partita IVA, se per allora ci vediamo un piccolo estratto. Sì, guardiamoci un estratto. Ok. Rosetti, normale. Rosetti, come lo dice? Rosetti. A me fin da bambino mi hanno sempre chiamato Rosetti, sempre. Anche a me da ragazza mi chiamavano Mariangela Tirapippe, ma che vuol dire? Ma chi ti offende? Chi ti offende? Guarda, io ti ho regalato gli anni più belli della mia vita. E se questi erano i più belli? Che infanzia di merda hai avuto? L'albero di quale? Non ho... Una ragazza! Ho fatto l'amore per la prima volta proprio sotto quell'albero. E con un piccolo taglierino ho inciso una dedica sulla corteccia. Che tenera, cosa avevi scritto? Grazie a tutti, ragazzi. Ragazzi? Eh sì, a quell'età si fanno tanti sbagli. Mi ricordo che andai con il primo venuto. Ah, vabbè. Poi subito il secondo è venuto, il terzo è venuto, il quarto è venuto, il quinto è venuto, il sesto. Starei scherzando! Stavo scherzando, il quinto non si è presentato proprio. Questo era un estratto di Paradossi e Parastinchi, ricordiamo oggi, domani e dopodomani al Teatro Parenti di Milano. C'è un fil rouge che lega tutte le gag dello spettacolo? Sì, noi amiamo parlare in questo spettacolo della follia, sì. Però partendo dalla normalità, la normalità, quindi c'è una frase che usiamo, che adesso non mi ricordo com'è la frase, no, la scienza studia i pazzi, a noi piace indagare i disastri che fanno le persone normali, quindi sul palco portiamo personaggi all'apparenza normali che però sono completamente folli, come tutti noi. Sì, tutti personaggi, è vero, noi osserviamo, partiamo proprio dalla normalità, dalla coppia, dai problemi di coppia, da una semplice agenzia immobiliare, però vedi come è facile, partendo dalla normalità viene fuori subito lo squilibrio che ci portiamo tutti. Quindi ci mettete qualcosa di autobiografico anche della vostra lo vita? Squilibrio, no, sì. Voglio dirlo subito, nella coppia noi non rappresentiamo noi stessi, fortunatamente. Okay. Ma molti nostri amici. Quindi traete ispirazione da chi, sì, vi sta attorno, allora, per i personaggi da creare. La coppia, prima, quando abbiamo fatto a Zelig, in realtà due nostri amici si erano appena lasciati, amici, e ci hanno chiamato. Cioè, lei chiamava Maria, lui chiamava me, raccontando due storie completamente diverse. Noi abbiamo messo le due storie scritte, mentre parlavano, uno scriveva, sì, così. Erano... Cioè, non è possibile, si sono lasciati per lo stesso motivo e abbiamo due relazioni diverse, due punti di vista diversi, e nessuno diceva una cosa che avesse attinenza con l'altra. Beh, anime gemelle, insomma. Sì. E da lì siamo impazziti e abbiamo scritto il pezzo della coppia, e che racconta questo, proprio l'incomunicabilità tra le persone, soprattutto fra quelle che stanno insieme. Senti, ma invece vi è mai capitato di avere qualche screzio fuori dalla scena e quindi fare uno spettacolo un po' più intesiti? Sì. Visto che siete coppia, anche amorosa. Può succedere. Sì, può succedere, però devo dire che poi diamo molta importanza
al teatro, quindi quando vai in scena no, annulli tutto e di solito anche se sta per partire una lite dici dopo. Proprio. Cercate di calmarla. Sì, abbiamo il pausa. No, ma soprattutto pausa. Quando sei leggermente nervoso, perché magari arrivi in ritardo, cioè, e quindi può succedere che poi ti innervosisci, ma anche per altri motivi che non riguardano, proprio non riguarda la coppia, però quell'energia se la prendi e la usi in scena, diventa che sembri fighissimo. È vero. Sì, sì, a volte poi ti viene da ridere anche. Cioè, se hai litigato prima, dopo ti viene da ridere. Dunque, voi siete passati adesso a quelli che, nella squadra di quelli che, dopo mai dire, avremmo voluto mandare un po' di sketch. Mandiamo qualche filmato di Mediaset della Rai. Guarda, ogni volta c'è questa diatriba, non possiamo mandarli. Vi state dedicando alle parodie televisive. Sì, quest'anno solo parodie, ci siamo divertiti molto. Ce n'è di materiale da parodizzare in TV. Tanto. Sì, ma perché la gente comune è tutta in TV. Quindi noi abbiamo sempre rappresentato la gente normale e quindi il contrasto e le particolarità e la pazzia della gente. Adesso tutti vogliono andare in TV e sono in tutti i reality, in tutte le trasmissioni. E quindi noi siamo approdati alla TV e quindi facciamo la parodia della TV. Questa è Maria con uno di Lillo e Greg. Non so. Sei uguale, sei. Sì. No, qui ci ho messo un po' infatti a riconoscere. Tiziana Perla. Sì. Questa è Tiziana Perla, evidentemente ispirata, si può dire? Sì. Sì, si può dire. Se non lo vuoi dire, però diciamo noi. Oramai lo dice lei, oramai lo dice lei. Ah, sì? Sì. Beh, però vedo che l'illuminazione in faccia sì, più o meno è quella. Mi è piaciuto molto. Non so se quando siamo andati a Sanremo che io viaggiavo con una lampada, proprio una lampada per illuminarla e poi la passavo ai cantanti, ai musicisti e illuminavano in strada, illuminavano Tiziana Perla. Perfetto. Va bene ragazzi, grazie. Noi purtroppo siamo arrivati alla fine di questa intervista. Ma ricordiamo... dai! Sì, vedi, avevamo rotto il ghiaccio adesso. Cominciamo, ricordiamo l'appuntamento di questa sera, domani e dopodomani al Teatro Parenti con Paradossi e Parastinchi del duo Nuzzo di Biase. Vi auguriamo in bocca al lupo. Bocca al lupo. Preti. Poi so che state scrivendo già un altro spettacolo. Esatto, qualcosa di nuovo. Una commedia francese. Addirittura. Non scritta da noi, già scritta. Fortunatamente, dai.